Questi principi li applicheremo anche qua a Porto Gruaro, lo stiamo applicando già a Mira, comune a 5 Stelle. Mira sarà vicina al candidato Claudio Fagotto, ma prima vi passo alla Arianna Spessotto, la vostra deputata del Veneto Orientale. Grazie. Roberto parlava di rivoluzione culturale e la rivoluzione culturale la dobbiamo fare tutti insieme. Noi ci stiamo adoperando in Parlamento, ma è fondamentale che partiamo dai comuni, dove viviamo tutti i giorni, non solo all'interno dell'istituzione comunale, ma anche sui territori. Anche le scelte che facciamo quando andiamo a fare la spesa sono fare politica, perché possiamo scegliere prodotti ultra mega impacchettati che faremo un sacco di rifiuti, oppure dei prodotti a chilometro zero e dei prodotti sfusi che ci aiutano a far bene all'ambiente. Allora, con queste scelte possiamo aiutare il nostro comune, ma dobbiamo anche aiutare chi sta nelle istituzioni. Abbiamo qua una meravigliosa lista che 2 mesi fa neanche sapevamo se avevamo tutte le persone per farla, invece adesso siamo riusciti a raccogliere un gruppo di persone che è pronto a mettersi in gioco, ad entrare nelle istituzioni. Però non è una delega che gli stiamo facendo, il Movimento 5 Stelle si pone appunto questo obiettivo di cambiare anche questo modo di fare politica che è stato usato fino ad oggi. Non è una delega quella che diamo quando noi mettiamo la crocetta su quella scheda, ma noi ci impegniamo a dare una mano concreta a quelle persone che mettiamo nelle istituzioni, quindi dobbiamo aiutarle segnalandogli i problemi, aiutandoli con le nostre competenze. Ognuno di noi ha delle competenze, può essere utilissimo per l'attività del proprio territorio ed è importantissimo che ci prendiamo questa responsabilità e diamo una mano alle persone che mettiamo nelle istituzioni. Appunto, abbiamo fatto questa lista meravigliosa, ci sono delle persone che conoscete perché sono da anni ormai che si spendono sul territorio, per soprattutto il campo ambientale, perché questo territorio è stato devastato da un punto di vista ambientale. Abbiamo tutte queste centrali a biogas, a biomasse e appunto delle patologie molto, molto gravi che affliggono gran parte della popolazione. Noi ci impegneremo sicuramente su questo fronte, perché comunque queste persone lo fanno da una vita, lo faremo anche in comune sicuramente, ma sicuramente ci impegneremo anche per evitare tutti quegli sprechi che si stanno per compiere. Penso all'ospedale unico, cioè qui si stava pensando di fare un ospedale unico senza interrogarsi. Ci stiamo ancora interrogando se fare un ospedale unico, una struttura inutile, perché non ci siamo ancora chiesti se ai cittadini di questo territorio serve un'altra struttura nuova. Abbiamo delle strutture esistenti e i sindaci di San Donato e di Porto Gruaro fino adesso non hanno fatto altro che tirarsi per i capelli per lo mettiamo qui, lo mettiamo lì. Ma abbiamo capito se questa struttura nuova serve? Abbiamo capito cosa ce ne faremo delle strutture esistenti? Beh, noi un impegno sicuro che metteremo in campo sarà quello di non costruire questa struttura inutile e di analizzare prima quali sono i bisogni del territorio e da lì partire per capire di cosa, come dobbiamo strutturare le strutture sanitarie del Veneto orientale. E poi anche il TAV è un'altra delle battaglie che abbiamo portato avanti su questo territorio. Io con il comitato di San Donà ho sempre supportato quello di Porto Gruaro, abbiamo fatto un grandissimo lavoro in questo territorio contro questa grande opera che adesso secondo me per un lavoro ottimo che abbiamo fatto con i comitati su questo territorio abbiamo fermato, non abbiamo fermato proprio effettivamente, perché questo progetto di tracciato, vi ricorderete tutti che lo chiamavano balneare perché aveva questa fermata assurda per Jesolo, un treno alta velocità che si ferma a Jesolo, una cosa assurda, e appunto questo tracciato balneare è ancora fermo alla commissione via. Cioè, vi rendete conto che è un tracciato che hanno bocciato tutti i comuni, le province, le regioni, perfino il ministro ha detto che è un progetto che non sta né in cielo né in terra, eppure ancora fermo alla commissione via, nonostante anche a livello parlamentare ci siamo impegnati su vari fronti per cercare di farlo ritirare, ma non si capisce perché non lo vogliono ritirare. Beh, sicuramente se appunto andremo in comune a Porto Gruaro avremo un supporto in più, perché avremo un comune importantissimo che dirà il suo no a questa grande opera inutile. Io però volevo anche lasciare spazio ai nostri candidati, perché altrimenti qua non si presentano più. Cominciamo da Claudio e poi gli altri candidati che vorranno presentarsi, e mi raccomando, dategli una mano, perché questa non è una delega. È importantissimo che noi da cittadini ci rendiamo conto che dobbiamo impegnarci per il nostro territorio, e per farlo dobbiamo dare una mano a chi decidiamo di mandare nelle istituzioni. Grazie.